Gli obblighi e le restrizioni dei Green Pass dagli eventi ai musei, alle mense aziendali, alle scuole. Questi alcuni dei temi toccati dal ministro Roberto Speranza, presente a Pesaro per l'anteprima dell'inaugurazione della Festa dell'Unità, in programma da domani sino a domenica prossima nella centralissima Piazza del Popolo. Tutte le evidenze scientifiche che raccogliamo da ogni angolo del mondo ci dicono che i vaccini stanno funzionando. I vaccini sono ciò che ci sta consentendo questa nuova stagione di libertà. Allora io penso che bisogna sempre discutere con tutti. Quando sono arrivato qui a Pesaro ho trovato una cinquantina di Novax che contestavano le nostre scelte, il Green Pass, quello che abbiamo fatto. Anche io, diciamo, ho visto le immagini tremende sotto casa del sindaco che sono inaccettabili. E io stesso, diciamo, ho una pila di minacce di tutti i tipi che mi arriva quotidianamente. Però qui c'è una verità con la quale fare i conti, cioè noi siamo a un bivio: o rafforziamo ancora di più la nostra capacità di vaccinare e usciamo così da questa crisi, oppure saremo costretti a un certo punto a rifare i conti con le armi che abbiamo usato quando non avevamo i vaccini. Questo è il bivio. La presenza del ministro in città anche per partecipare all'inaugurazione della farmacia comunale Andrea Costa, dove è stato accolto da un gruppo di contestatori, ha determinato un'importante organizzazione dal punto di vista dell'ordine pubblico. I posti a sedere erano prenotati e l'accesso al cinema Astra è stato garantito solo con il Green Pass o il tampone negativo. Io non voglio richiudere gli stadi. Per non richiudere gli stadi ci vuole il Green Pass, così lo stadio è sicuro e può riaprire. Non vogliamo richiudere i ristoranti, per non richiudere i ristoranti serve il Green Pass e io penso che più lo usiamo e più creiamo le condizioni per uscire da questa fase.